È da qualche settimana che vi porto dei video sul canale in merito alle stampanti 3D. Vi ho fatto vedere la mia Artillery, la Genius Pro e qualche programma e qualche software per realizzare al meglio gli slice, ovvero quelli che sono i modelli poi da copiare sulle card per stamparle direttamente con le nostre stampanti 3D. E abbiamo visto come impostarla, abbiamo visto come settarla, abbiamo visto come ottimizzare quello che è il piatto, il riscaldamento del piatto. E vi ho fatto vedere anche quel piccolo aggeggio, quel piccolo tappetino magnetico da attaccare direttamente sopra il piatto della stampante per evitare una volta per tutte che si attacchi troppo il nostro pezzo oppure troppo poco e quindi che si spacchi durante la realizzazione. Vi ho fatto vedere anche i vari tipi di filo, i vari tipi di materiali, i vari tipi di colore e soprattutto anche per quali funzioni potete utilizzarli con la vostra stampante e anche come settare le temperature. E detto questo, per oggi vi porto un altro oggetto che è un bel po' di tempo che volevo farvi vedere, che volevo acquistare perché secondo me è la chiusura del 360 gradi di quello che è l'utilizzo della nostra stampante 3D, soprattutto se ci divertiamo a fare parecchie, parecchie stampe. Avete mai pensato di quanto possa essere bello magari monitorare da remoto la vostra stampante, poterla controllare, metterla in pausa, controllare che magari il filo non si ingrippi dentro in tutto quello che è la stampa o che magari non si stacchi un pezzo della stampa, quindi magari vada avanti per ore mentre voi non siete a casa e quindi creare disastri, se non addirittura a rovinare tutto quello che potrebbero essere le varie ingranaggi e i vari sistemi della vostra stampante 3D. A tal fine è stata creata una telecamera apposta da poter collegare le nostre stampanti. Sono praticamente tantissimi i modelli compatibili di tutta la linea Artillery, di tutta la linea Ender, insomma ce ne sono davvero davvero tante nell'elenco e vi lascio qui sotto il link in descrizione dell'azienda che la produce, così da poter trovare anche il vostro modello di stampante. La fotocamera smart, perché è una videocamera fotocamera smart, è la Beagle, è questa qui, esattamente quella che c'è qui dentro questo pacchetto. Che cosa può fare? Beh, innanzitutto, tramite i cavi in sua dotazione si può connettere direttamente alle porte della nostra stampante e quindi collegarsi a quello che è la rete e monitorare realmente quello che succede tramite un comodissimo pannello di gestione, anche possibile via web. Ma la cosa più bella che adesso vi farò vedere di questa telecamera è la sua possibilità di essere integrata praticamente con qualunque tipo di struttura della nostra stampante 3D e quindi gestire le foto e le riprese video direttamente mentre la stampante sta lavorando per realizzare quegli effetti un po' simpatici tipo questo, dove si vede in pratica la creazione passo passo di tutto l'oggetto scandito nel tempo tramite un timelapse. Lei lo fa in modo automatico per il suo software, addirittura è capace di cancellare il movimento della testina e quindi di far vedere proprio l'oggetto che si crea dal basso verso l'alto, creando un effetto davvero carino, davvero affascinante, per esempio per postarlo su qualche canale social. Qui vi posso lasciare tranquillamente qualche esempio di qualche ripresa che è stata fatta da qualcun altro con la creazione di qualche pezzo oppure di qualche vaso, di qualche pupazzo, insomma di qualche piccolo oggetto tridimensionale ripreso da lei. Lei che devo dire essere davvero una ottima, ottima telecamera. 1080p, ripresa anche al notturno, possibilità di timelapse, fino a 50 frame al secondo, ma che noi potremo eventualmente dividere per ottimizzare quello che potrebbero essere gli scatti e quindi il timelapse, ma soprattutto perché grazie all'app integrata, con la sua connessione, con i cavetti, come vi ho detto, che ci sono già all'interno della confezione, possiamo fermare la stampa, fare continuare la stampa, bloccarla, controllare eventualmente, magari cambiare qualche impostazione della nostra stampante e poi farla continuare. Allora, come vedete, questa è la scatola, l'azienda produttrice, mi dimenticavo di dirvi prima, è la Mission, e Beagle Cam, perché guardatela, ricorda effettivamente la faccina di un cane, la faccina di un beagle. Questo è il modello 1, esiste già il modello 2 in commercio, ma c'è una differenza di prezzo abbastanza elevata tra questa e quell'altro. Ho preferito acquistare questa perché per quello che ci devo fare io, questa è più che sufficiente. Ha già all'interno, come vi dicevo, tutto quello che serve per poter essere installata ed utilizzata immediatamente, anche degli adesivi
molto carini della nostra Beagle Cam, il manuale di istruzioni con il QR code per poter scaricare l'app di controllo e di gestione, abbiamo l'alimentatore, attenzione quando selezionate l'acquisto di selezionare ovviamente l'alimentatore europeo e non un alimentatore standard, perché verrebbe quello con la presa americana, e poi all'interno abbiamo la nostra telecamerina, che non è piccola, attenzione, perché è una bella bella telecamerina con il suo piedistallo predisposto per l'aggancio, vedete qui sotto, e nella parte invece posteriore abbiamo una presa USB che sarà quella che servirà per collegare direttamente la stampante. Poi qui a lato abbiamo un'altra presa USB per l'alimentazione e sotto uno slot di sicurezza se vogliamo anche infilare all'interno la nostra SD per poter pilotare quindi non direttamente soltanto dal PC la stampa, perché è possibile grazie a lei, alla connessione wifi e alla connessione alla stampante, scaricare all'interno della nostra Beagle Cam direttamente il file slice per buttarlo sulla nostra stampante, quindi senza più dover togliere, mettere la penna USB, prendere il file, copiarlo dal PC, no, lo facciamo direttamente grazie a lei, oppure grazie allo slot possiamo inserire qui dentro direttamente la nostra SD per poter gestire appunto le varie stampe. La cosa bella è che per quasi ogni tipo di stampante esiste già online sui siti dove si possono scaricare in pratica i prototipi per la stampa e la possibilità di scaricare, vi dicevo, delle piccole staffe, dei piccoli adattatori per lei, quindi compatibili con lei, per poterla attaccare praticamente a ogni tipo di stampante e poterla lasciare già direttamente agganciata, quindi senza mettere una scatoletta come si vede ogni tanto, quindi magari per esempio questa stessa confezione a lato della stampante con sopra la telecamera puntata dove c'è il centro di quello che dovrà essere il punto focale della realizzazione del nostro progetto, lei riprende in quel punto, quindi fa tutto il suo sistema di motion per fare poi quell'effetto di ripresa, di creazione dal niente, dallo zero del nostro pezzo. Ma con quelle staffe che potete trovare, vi lascio qui sotto il link in descrizione eventualmente, se volete andare a cercare sui siti che io generalmente utilizzo per scaricare i modelli, per poterla collegare, quindi averla già direttamente pronta per poterla utilizzare. Ma dato che lei null'altro è che una webcam evoluta con la possibilità, grazie al suo software, di interagire con una stampante 3D, ma ripeto, nient'altro è che una webcam a 1080p, vi faccio vedere la sua app, come configurarla, come collegarla, anche perché, ripeto, essendo una webcam la possiamo utilizzare in questo momento anche per riprendermi, quindi vi faccio vedere direttamente come si vede lei, come si vede grazie all'app e soprattutto come collegarla in modo veloce all'app, anche perché è da lei che poi controlleremo anche tutte le funzioni della stampante. Ma dentro la confezione che cosa troviamo? Allora troviamo ovviamente lei, la Beagle Cam, con già in dotazione una scheda SD da 32 GB che è già posizionata all'interno dello slot, che ci permette di cominciare a salvare all'interno un po' di progetti. Poi abbiamo tutti i cavetti di collegamento, abbiamo il cavetto USB Type-C per collegare l'alimentazione qui direttamente della nostra Beagle Cam, abbiamo il cavettino invece di collegamento standard micro USB per collegare la stampante, abbiamo successivamente anche un cavettino standard di collegamento che sono quelli delle porte di queste stampanti, un alimentatore, una clip per andare a fare il reset e manuale di istruzioni più gli adesivi. Adesso andiamo subito a collegarla, vi faccio vedere qual è l'applicazione che dovete scaricare e così cominciamo subito a fare i primi passi di configurazione. L'app in questione si chiama Beagle Print ed è un'app particolare perché in realtà è totalmente sembra in cinese, ma in realtà non è vero, perché nel momento che poi noi andremo ad autenticarci, a registrarci la prima volta sul sito di Minshon, in pratica capiamo che è in inglese, quindi non corriamo alcun tipo di problema di non capire le configurazioni. Adesso io mi collegherò perché ho già creato precedentemente un account e a questo punto ci si presenta subito al menu per aggiungere il device. Andiamo ad accendere la nostra telecamera e il menu ci propone di aggiungere subito un device. A questo punto, in modo molto semplice, noi andremo ad aggiungere la nostra telecamera. Camera is ready for Wi-Fi connection.
Perfetto, andiamo ad aggiungere il device, BeagleCam, la nostra è la versione 1. Ora mi dice di andare a scansionare il QR code ed ora vediamo il QR code che deve essere inquadrato dalla nostra telecamera. E adesso vediamo, dovrebbe collegarsi in automatico. Successfully connected to the Wi-Fi. Perfetto, e mi dice a questo punto che la telecamera è collegata. Mi dice qui BeagleCam printer disconnected in quanto non trova una stampante, non è collegata a nessun tipo di stampante. Io qui con il più andrò dopo ad aggiungere la mia artillery, ma andiamo a vedere se tutto funziona come dovrebbe. Eccola qua. Vedete? Ho la mia telecamera, io posso andare ovviamente ad impostare la time zone, quindi dove è localizzata, la tipologia di wifi che mi dice in questo momento è collegata, più tutte le altre wifi disponibili. Mi dice già che c'è un upgrade del firmware che andrò a fare subito. Una volta effettuato l'upgrade del firmware, possiamo andare a selezionare tutte le altre impostazioni in modo molto semplice. Possiamo attivare il Color Night Vision, possiamo attivare il Color Night Version per in pratica abilitare l'infrarosso e quindi poter vedere anche a colori completamente al buio, così da poter riprendere anche al buio la nostra, il nostro progetto, la nostra esecuzione, quindi per poterla controllare senza lasciare tutte le luci accese. Abbiamo una versione veloce di tutto quello che sono il setup della nostra telecamera, quindi il tipo di firmware, il nome della camera, il MAC address, l'IP address, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo la possibilità qui di gestire la scheda integrata, quindi di formattarla o di controllare quanto è piena, e regolare la registrazione se in modo normale, quindi la camera registrerà in modo automatico quando viene accesa senza attendere l'input quindi di registrazione, o semplicemente vedevo prima l'impostazione del timelapse, ovvero come poter gestire i vari tipi di timelapse in modo clean, quindi in modo tranquillo, pulito, normale, Beagle UV per vederlo anche come se fosse una sorta di ultravioletto all'interno della nostra ripresa, e il timer timelapse dove noi gestiamo in pratica il tempo. Come vedete, ogni tipo di impostazione apre un'altra impostazione con i layer, con il tipo di intervallo, gli FPS, il tipo di codec e tanto 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 altro. Come vedete, questa è la parte clean, la parte più completa in assoluto da settare. Nel normal in pratica fa quasi tutto lei. Torniamo indietro, andiamo a vedere il time zone, abbiamo visto appunto la registrazione della nostra telecamera per l'impostazione della data, si può mettere, come ho messo io ovviamente, Roma, quindi per stare nel time nostro, Bruxelles, Parigi, Berlino, Roma, Madrid e Stoccolma, e la possibilità, intanto lei si è aggiornata, e la possibilità di mostrarlo o non mostrarlo nel video. Io ho scelto di non mostrarlo, in questo modo sono un pochettino più sereno, che mi rimane più pulita la ripresa. Qui abbiamo ancora la versione firmware, adesso andrà a leggerla. La telecamera si sta riavviando e al termine dovrebbe teoricamente vedere l'aggiornamento effettuato. Qui abbiamo il controllo, come vedete già, di quello che potrebbe essere la nostra stampante. Vedete i layer, vedete quanto sta stampando in kilobit, mi dice che la ripresa della telecamera è off, e la ventola, quindi la temperatura di quello che è il piatto e del nostro estrusore, che non è raffreddato giustamente perché non è collegata ancora a nulla. Come vedete, sotto abbiamo una serie infinita di strumenti. Abbiamo il pannellino, che è questo che abbiamo adesso, la temperatura che viene riscontrata dalla stampante, la possibilità di variare e quindi di regolare gli assi della stampante, compreso anche il nostro estrusore per dove diciamo viene sciolto il filo e quindi tutto quello che è la composizione del nostro progetto, la velocità sotto di quello che è la ventola di raffreddamento, ovviamente i G-code file che sono stati inseriti, ovvero gli slice, i progetti che noi dovremmo andare a stampare,
il video list di tutti i timelapse che lei ha registrato all'interno della sua sim e alcune impostazioni ancora in più, ovvero il brand che noi andremo a gestire, il modello della stampante, il nome della nostra stampantina, la dimensione, che è la dimensione del piatto, il baud rate, ovvero la velocità della nostra stampante della porta della nostra stampante, per far capire anche a lei, per poterla pilotare in modo più tranquillo. E abbiamo poi la USB power force, perché in questo caso, in questo momento, non è alimentata direttamente dalla porta USB della stampante. Io qui potrò andare già a modificare, vedete, tutte le stampanti che vengono supportate. Io andrò a selezionare la mia Artillery, non la SV1 ma la Genius Pro, le dimensioni del piatto e tutto il resto se le porta in modo tranquillo, e BeagleCam lo salvo perché è lei. Come vedete, mi dà in alto il connecting grigio. Se provo a farlo, tenta di collegarlo, ma in realtà non è possibile perché non ho ancora collegato la telecamera alla stampante. Bene, penso che abbiamo visto tutta le parti essenziali di questa applicazione incredibile, eccezionale, piena di feature, piena di impostazioni da poter regolare per davvero controllare da remoto senza alcun tipo di problema la nostra stampante. Il manuale di istruzioni è fatto davvero bene, vi spiega praticamente qualunque cosa, vi spiega come è fatta la telecamera, vi spiega come collegarla in modo corretto, in modo preciso alla vostra stampante, in più riporta il QR code per l'app. Quindi diciamo che questo manuale va davvero tenuto come oro, perché ci aiuta davvero a configurarla e a settarla al meglio e soprattutto collegarla in modo perfetto alla nostra stampante. Come avete visto, l'applicazione ci dà davvero davvero tanto, ma questo video sta diventando un po' troppo lungo, quindi direi di fermarci qui per questo momento. Avete visto l'unboxing della telecamera, avete visto le sue funzioni, avete visto l'app in quasi tutta la sua completezza. Adesso io vado a collegarla e a configurarla direttamente nella stampante, ma lo vedremo nel video nella parte 2, perché altrimenti questo video diventa davvero davvero esagerato, davvero troppo grosso. Quindi nella seconda parte vi farò vedere sicuramente il collegamento della nostra BeagleCam alla stampante, nel mio caso nella mia Artillery Genius Pro, ma soprattutto come poterla anche gestire con l'app, come avevo fatto vedere prima, sia dalla dashboard, quindi dal pannello principale, ma anche tutte le altre funzionalità, perché lei davvero è in grado di darvi una mano e di fare tantissimo per la vostra stampante. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio come sempre di avermi seguito fino a questo momento e vi ricordo come sempre di mettere qui sotto un mi piace, di iscrivervi e di cliccare la campanella per non perdere tutti i video che arriveranno, anche grazie a questa piccolina che comincerà a riprendere tutte le stampe, tutti i lavori che abbiamo fatto io e Matilda per tutti i giocattoli, per tutti gli oggetti, per tutte le cose che abbiamo stampato. Vi ricordo che questa è la BeagleCam della Minchion, è una delle migliori in assoluto e soprattutto perché è compatibile con tantissime tantissime stampanti, praticamente plugin, semplicemente collegandola e configurando, come vi ho fatto vedere, la sua applicazione. E vi lascio qui sotto il link in descrizione per l'acquisto, per il miglior prezzo possibile, con uno sconto, anche con un piccolo coupon che vi darò sempre all'interno di questo link. E vi rimando anche al sito ufficiale qui sotto sempre, che vi spiega anche altre piccole cosettine e altri piccoli trucchetti. E ci vediamo con questo alla seconda parte del video tra una settimana. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.